Oggi si affrontano le prime delle classi. Tecnova Gioia, 36 punti, prima in classifica del girone B del campionato di Serie D pallavolo femminile. Dall'altra parte la PVG Fides Triggiano, 31 punti nel girone A e terzo posto in classifica, a soli 2 punti dal primo Polis Corato con 33 punti. Di mezzo c'è il Foggia a 32. Sarà una partita di gran livello. Sono i quarti di finale della Coppa Puglia del campionato di Serie D pallavolo femminile, il primo turno. Vedremo sicuramente una pallavolo di grandissimo livello quest'oggi dal Palasport di Gioia del Colle, dal Pala Capurso. Sono pronte le due compagini a dar vita a una grandissima sfida. Andiamo a vedere le due formazioni per il Triggiano, con il numero 1 Ilaria Basile, 2 Stefania Romano, 3 Asta Shonak, 5 Patrizia Franco, 7 Luana Berardi, 13 Monica Cillo, 25 Antonella Adamo, 14 Emma Labriola, 15 Paternoster, 16 Valeria Mondelli, 23 Rossella Di Vivo, 38 Noemi Di Bitonto. Il coach di Triggiano è mister Di Michino. Dall'altra parte Tecnova Gioia, le padrone di casa, con il numero 2 Michelena Malai, 3 Francesca Simonetti, 4 Patrizia Montuoso, 5 Arianna Bianco, 6 Antonella Schiavone, 7 Federica Panessa, 8 Giorgia Recchia, 9 Giuseppina Masiello, 10 Anna Masiello, 14 Antonio Di Fonzo, 19 Antonella Galatola, 81 Rosanna Villani. E la Tecnova Gioia ad aver avuto il primo servizio. Adesso manovra Triggiano con Romano, va ad attaccare ancora Gioia con la numero 9 Masiello. Dall'altra parte trova lo spazio giusto per andare ad attaccare da posizione 4 Ilaria Basile, mette giù il primo pallone, primo punto dell'incontro a favore della squadra ospite. Servizio per Triggiano con Emma Labriola, riceve bene Gioia che prova ad attaccare fortissimo la posizione 4 la numero 9 Giuseppina Masiello. Nulla da fare per la difesa di Triggiano, 1-1, torna subito al servizio la squadra padrone di casa che oggi gioca in casacca bianca. Dall'altra parte casacca blu per Triggiano. Adesso al servizio Giorgia Recchia, riceve Romano, può lavorare De Vivo per Basile, difenda bene Gioia che poi va ad attaccare ancora con Giuseppina Masiello, lavora bene a muro Triggiano, poi palla morbida, morbidissima di Anna Masiello per il punto numero 2 Gioia, che può continuare a servire con la numero 8 Giorgia Recchia. Riceve Romano, De Vivo subito, palla veloce per Asta Shonak che commette fallo, invasione della numero 3, 3-1 Gioia, terzo servizio per Giorgia Recchia. Riceve sempre Romano, De Vivo va da Basile, lavora bene a muro Gioia, poi male alle spalle la numero 8 Giorgia Recchia. 3-2, torna al servizio Triggiano con la numero 1 Ilaria Basile. Ferma sulla rete il suo servizio, 4-2 Gioia che ringrazia
È pronta Antonia Di Fonzo con il numero 14. Riceve Patrizia Franco, De Vivo va da Romano che salta bene in diagonale da posizione 4, punto numero 3 per Trigiano. Asta Shonak pronta al servizio per PVG Fides Trigiano, ottimo servizio, ottima ricezione di Recchia, attacca subito con una palla veloce la numero 7 Federica Panessa, punto numero 5 Gioia, a più 2 da Trigiano. Giuseppina Masiello dai 9 metri. Gran servizio, la ricezione di Basile così e così, attacca dalla seconda linea la Briola, difende bene Francesca Simonetti, attacca da posizione 4 la numero 10 Anna Masiello che trova le mani a muro di Trigiano e trova anche il punto numero 6. Ferma sul nastro il servizio di Giuseppina Masiello. 6-4. Rossella De Vivo in battuta per Trigiano. Ricezione non buona di Anna Masiello. Prova a lavorare Simonetti per Giuseppina Masiello. Difende bene Trigiano che adesso va ad attaccare con Romano, dove c'è Francesca Simonetti. Può attaccare meglio la numero 10 Anna Masiello, difende l'area Basile, non ci arriva nessuno sul suo tocco, punto numero 7 Gioia al servizio adesso con Anna Masiello. Sul nastro poi ricezione di Stefania Romano, attacca in diagonale la Briola, attacca dalla seconda linea, forte la numero 9 Giuseppina Masiello dall'altra parte, ancora a lungo linea, difende bene ancora l'area Basile, non arriva ancora nessuno sul suo tocco, 8-4 Gioia. Anna Masiello al servizio, riceve Romano, De Vivo deve lavorare per Romano. Palla che termina fuori, sul 9-4 arriva subito time out da parte di Trigiano, pubblicità per noi. Primo time out chiamato da coach Di Michino, ricezione Romano, palla dall'altra parte, combina un pasticcio Gioia, allora 9-5 dopo una ricezione non buona di Stefania Romano, arriva un errore anche da parte delle ragazze di coach Milella. Servizio Trigiano con Stefania Romano, riceve Simonetti, lavora bene per Giorgia Recchia, ci arriva De Vivo, Romano per Basile che verrà ad attaccare, una palla morbida dove c'è Simonetti, subito dall'altra parte prova a girare Malai,
che adesso può lavorare un buon pallone dalla seconda linea, attacca bene Giuseppina Masiello, ci arriva Patrizia Franco, allora Labriola vede la luce, ma ci arriva Simonetti, poi forte Giuseppina Masiello, difende ancora bene Trigiano, altro errore da parte di Gioia. Con Trigiano che ringrazia, accorcia 9-6, altro servizio per Stefania Romano. Riceve Masiello, Simonetti lavora forte per Giuseppina Masiello, palla che si ferma sulla rete, 9-7, buon momento per Trigiano. Altro servizio per Stefania Romano nella zona di Anna Masiello, va ad attaccare Giorgia Recchia, ancora buon lavoro a muro di Trigiano, ancora Giorgia Recchia, questa volta palla morbida, c'è alle spalle del muro De Vivo, Basile come può difende Gioia che va ad attaccare ancora da, con Giuseppina Masiello dalla seconda linea, azione manovrata da parte di Gioia che poi chiude bene con Giorgia Recchia, la posizione 4, trova le mani a muro di Trigiano e torna al servizio con la numero 7 Federica Panessa. Ricezione Franco, De Vivo va da Basile, la mano è calda, lo si è visto da su, sin da subito, alle 10-8 più 2 Gioia. Trigiano che torna al servizio con Valeria Mondelli. Ricezione Anna Masiello. Malai. Va la Giorgia Recchia. Sempre molto attente le ragazze di Trigiano a muro, che portano a casa il punto numero 9, 10-9. Torna a farsi sotto Trigiano. Secondo servizio per Valeria Mondelli. Si ferma sulla rete. ...11-9... Pronta a servizio Michelina Malai. Palla fuori. Errore al servizio anche per Gioia. E allora Emma Labriola per Trigiano. Palla fuori anche alla sua, di pochissimo. 12-10, tre errori consecutivi al servizio, 2 per Trigiano, 1 per Gioia. Giorgia Recchia. Basile riceve, De Vivo lavora subito per Astrasciona, ci mette la mano Francesca Simonetti, probabilmente sarebbe terminato fuori l'attacco rapido della numero 3 Astrasciona. Bene per Trigiano che va a servire adesso con Ilaria Basile. Ricezione bruttissima di Giorgia Recchia. Simonetti rimedia, De Vivo può attaccare Trigiano con Romano, tocca a muro Gioia, ci arriva Malai, attacca Anna Masiello, sempre molto bene a muro Trigiano. Franco difende, attacca Romano, palla morbida, Malai malissimo e mette fuori tempo anche Giorgia Recchia. ...12-12... Sempre l'area Basile al servizio.
ace della numero 1. Qualche problemino in recensione per Francesca Simonetti. Traiettoria sempre molto tesa al servizio, quella di Laria Basile. Questa volta riceve Anna Masiello, Malai torna da lei. L'attacco dove c'è la difesa di Labriola, poi palla veloce di Stashonek che commette ancora invasione. E regala di fatto il punto numero 13, nuova parità. Dopo che Trigiano aveva provato a mettere un piede davanti. Tecnova Gioia adesso al servizio con Antonia Di Fonzo. Buono il servizio, buona la ricezione di Basile. De Vivo per Romano, salta bene, trova un lungo linea che esce davvero di poco. 14-13 Gioia. Nuovo vantaggio per le padrone di casa, secondo servizio per Antonia Di Fonzo. Riceve Franco, De Vivo deve lavorare, lo fa bene per Romano, ci arriva Recchia. Fallo commesso anche da Michelina Malai. 14-14. A Stashonek al servizio per Trigiano, è lungo. ...15-14... Giuseppina Masiello al servizio. Gran servizio, il nastro dalla parte della Tecnova, può attaccare e lo fa in maniera formidabile Giuseppina Masiello, trovando un angolo davvero impossibile. 16-14... Altro servizio formidabile di Giuseppina Masiello, ace, nulla da fare per Ilaria Basile. ...17-14... prova a mettere la freccia Gioia. Altro ace, Giuseppina Masiello, questa volta ai danni di Emma Labriola. Ace, ancora il terzo di fila per Giuseppina Masiello. Non si vuole muovere da lì. 19-14 Gioia. Altro ace, quarto di fila, non è servito il time out chiamato dal coach Di Michino per interrompere la striscia positiva di Giuseppina Masiello al servizio. Davvero qualche problema in ricezione per Trigiano, non è ancora finita. Questa volta riceve bene Patrizia Franco, attacca Romano, lo fa saltando benissimo, arriva in cielo e trova il punto numero 15 per Trigiano. 20-15, lo permette soprattutto di tornare al servizio dopo un grandissimo lavoro di Giuseppina Masiello. De Vivo adesso al servizio, riceve Anna Masiello che poi va ad attaccare, lo fa in maniera morbida dove c'è Patrizia Franco che difende bene. Romano, ancora lei da posizione 4, continua a far male. Punto numero 16 Trigiano.
ancora Rossella De Vivo al servizio. Ace di Rossella De Vivo che trova la linea di fondo, battezzata fuori da Recchia e Masiello. Time out anche per Tecnova Gioia, spot pubblicitario per noi. ...20-17 più 3 Gioia che va ad attaccare adesso con Masiello, c'è De Vivo, attacca Monica Cillo, palla che si ferma sulla rete, 21-17 Anna Masiello al servizio. Piccola indecisione da parte di Patrizia Franco, altro ace per Gioia. Si è resa conto troppo tardi che la palla sarebbe rimasta in campo, ha provato a mettere il braccio destro, regalando di fatto il punto numero 22 a Gioia. Ancora Franco in ricezione, Basile la tiene su, dall'altra parte Romano, Simonetti può lavorare per Malai, buon palleggio per la numero 8, Giorgia Recchia. In ritardo Patrizia Franco, 23-17. Anna Masiello ancora al servizio per Tecnova Gioia. Male in ricezione ancora Patrizia Franco. Romano lavora per Monica Cillo, difende così e così Anna Masiello. Punto numero 18 Trigiano. Ancora un gran lavoro. ...23-18... Stefania Romano al servizio, riceve Recchia, Malai va a cercare Federica Panessa, palla centrale, trova il punto numero 24 Tecnova Gioia, che significa 6 set point. Ed è proprio la stessa Panessa che va a servire. Riceve Romano, De Vivo, va da Ilaria Basile che non riesce ad attaccare la posizione 4, palla che si ferma sulla rete, si chiude qui il primo set tra Tecnova Gioia e PVG Fides Trigiano. Lo porta a casa Gioia con il punteggio di 25-18. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Set a favore di Tecnova Gioia, punteggio di 25-18. Comincia bene anche il secondo con l'errore al servizio di Trigiano, 1-0 Gioia che va al primo servizio in questo secondo set con Antonia Di Fonzo. Riceve bene Franco, De Vivo lavora per Stefania Romano, dovrà attaccare con una mano morbida. Poi dall'altra parte attacca Masiello, difende bene Basile, De Vivo va dalla Briola, la palla non è buona, prova ad attaccare comunque la Briola,
Arriva in ritardo Malai, allora deve mettere Masiello dall'altra parte, attacca Romano in diagonale, difende bene ma l'attacco è ancora a favore di Trigiano, a Sashonak, deve usare tutti i suoi centimetri per toccare questa palla e portare a casa il primo punto in questo secondo set, 1-1, poi la stessa numero 3 di Trigiano è pronta a servire. Buono il suo servizio, buono! Davvero ace della numero 3. È arrivata con qualche attimo in ritardo Francesca Simonetti. Adesso un pochino più lunga la traiettoria. Riceve bene Simonetti e poi ancora un tocco di Malai, mette fuori tempo le sue compagne. 3-1 Trigiano. Ancora Sashonak al servizio. Sempre potente e preciso. Simonetti riceve. Male il palleggio di Malai che torna da Giusi Masiello. Difende bene Trigiano. Labriola per De Vivo. Va da Romano. Salta bene ancora Romano, buono il muro di Gioia, ancora Giusi Masiello, colpisce male, 4-1 Trigiano. Sashonak al servizio, sempre su Francesca Simonetti. Non bene, ancora una volta Michelena Malai, 5-1 Trigiano, è pronta ancora a Sashonak che sta mettendo non in poca difficoltà le ragazze di Gioia con il suo servizio. Riceve bene Recchia, va ad attaccare Anna Masiello, il suo attacco però è fuori. 6-1. Buon inizio di secondo set per Trigiano che deve recuperare il primo a Sashonak, questa volta a lungo il suo servizio. 2-6. Dall'altra parte un'altra grandissima al servizio come Giusi Masiello, questa volta lo riceve subito bene Trigiano, poi il muro di Gioia termina fuori. A 2 Trigiano, Rossella di Viva al servizio, Recchia riceve, Malai lavora per Giusi Masiello, il suo attacco dalla seconda linea si ferma sulla rete, 8-2 Trigiano. Time out chiamato da coach Milella, la situazione non è semplice, non è stato un avvio di secondo set facile per le proprie ragazze, c'è sicuramente qualcosa da rivedere. Sicuramente nell'approccio di questo secondo set. Due al servizio, ancora Rossella De Vivo, riceve Anna Masiello, attacca Giusi Masiello dove c'è Ilaria Basile, Rossella De Vivo va da Stefania Romano, palla morbida dove c'è Recchia,
Malai sceglie ancora Giusy Masiello dalla seconda linea. Il Revasile legge bene la traiettoria, difende bene. Romano attacca, Simonetti difende, Franco per Romano, lungo linea dove c'è Giusy Masiello. Malai va dall'altra parte, deve fare troppi passi. Anna Masiello nel frattempo si posiziona bene a muro. Trigiano che porta a casa il punto numero 9. Rossella De Viva al servizio, Simonetti riceve, Malai va da la numero 7 Federica Panessa, difende bene Trigiano che trova ancora un grande attacco con Emma Labriola, punto numero 10. Ancora in stand by la squadra di coach Milella, che deve ancora ricevere, lo fa con Giusy Masiello. Malai torna da lei, il suo attacco è forte, ma Patrizia Franco difende bene. Attacca Romano, attacca dall'altra parte Anna Masiello, l'area Basile difende, ancora Romano ad attaccare dove c'è Malai. Simonetti, male da Anna Masiello, Basile per De Vivo, palla veloce con il pugno, ci ha provato Valeria Mondelli, palla che termina fuori, può tornare al servizio Gioia. Anna Masiello al servizio, Romano riceve, De Vivo lavora per Labriola, difende Masiello, Malai per Recchia, ancora a muro, difende benissimo Trigiano, poi gran bordata di Giusy Masiello dalla seconda linea. Malai si affida ancora a lei, questa volta la mano è morbida, ci arriva Franco, ci arriva De Vivo, attacca Labriola, difende Simonetti, dall'altra parte Malai, la sua scelta è abbastanza prevedibile, attacca Romano, la palla è sulla rete. ...10-4 a favore Trigiano, batte ancora Namasiello, riceve Franco, poi De Viva la tiene viva, Mondelli dall'altra parte, Masiello, Malai per Panessa, questa volta in ritardo Basile dopo le mani a muro di Mondelli. 10-5. Anna Masiello al servizio, Franco riceve, De Vivo per Romano, non ci arriva muro Malai, ...11-5... secondo set in salita per la Tecnova Gioia. Adesso al servizio Stefania Romano, Malai va da Recchia, c'è De Vivo alle spalle del muro di Trigiano, attacca Basile su un palleggio non buonissimo, attacca Giusy Masiello, De Vivo prova ad inventare, difende bene Gioia che va ad attaccare ancora con Giusy Masiello. Che traiettoria di Giusy Masiello, pazzesca, non aveva staccato benissimo, è riuscita ad angolare la palla davvero davvero bene. 11-6 Trigiano, servizio Federica Panessa. Riceve Romano, De Vivo va subito da Mondelli, palla non buona per Valeria Mondelli. ...11-6...
11-7, Federica Panessa ancora al servizio. Riceve Basile, De Vivo per Romano che non può attaccare. Malai va da Recchia, palla sulla rete. Valeria Mondelli al servizio. Ace di Valeria Mondelli. 13-7 Trigiano. Secondo servizio per Mondelli. Anna Masiello riceve, Simonetti per Recchia, la sua palla è morbida, parabola bellissima. ...13-8, più 5 Trigiano. Malai al servizio. Buono il servizio. Riceve Romano, Basile per Franco, dall'altra parte Simonetti, Malai per Giusi Masiello. ...13-9... Questa volta deve arrendersi a muro Trigiano. Secondo servizio per Malai. Palla troppo lunga. Trigiano, Simonetti riceve, Malai va da Giusi Masiello, palla morbida, c'ha le spalle la Briola, attacca l'area Basile, lo fa benissimo, la posizione 4, 15-9. Emma la Briola ancora al servizio. Riceve Anna Masiello, Malai va da Recchia, ancora Malai per Giusi Masiello, palla lunga, 15-9. Anna Masiello riceve, forse la palla era fuori, dall'altra parte Giusi Masiello, De Vivo, veloce per Assasciona, buon lavoro a muro di Gioia, poi Emma Labriola da Ilaria Basile, buon lavoro di Rifonzo, ottimo lavoro di Giusi Masiello, fuori Difonzo, al suo posto Rossana Villani. Stefania Romano riceve, De Vivo va da Ilaria Basile a muro, buon lavoro di Villani, la palla però termina fuori, 17-10. Secondo set che incomincia a delinearsi. Ilaria Basile al servizio, lungo, 17-11. Rossana Villani al servizio, Basile riceve, attacca la Briola, difende Malai, attacca anche Giusi Masiello, subito a Stashonak, ci mette le mani a muro,
Panessa, poi Romano ci arriva in qualche modo, Recchia, poi l'attacco di Anna Masiello in lungo. ...18-11... a favore Triggiano, al servizio torna la numero 3 Asta Shonak. Recchia riceve, Malai va subito per una fastball a favore di Federica Panessa. Punto numero 12 Gioia. Torna al servizio anche la più pericolosa Giusy Masiello. Palla sul nastro, favorisce la ricezione di Laria Basile. Attacca Romano, lo fa malissimo, palla che si ferma sulla rete. 18-13. Ilaria Basile, la ricezione, De Vivo in ritardo per Romano che può metterla solo dall'altra parte. Malai va dall'altra parte dove c'è Anna Masiello, in ritardo la difesa di Triggiano. Punto numero 14 Gioia che accorcia. Time out chiamato da coach Di Michino, spot pubblicitario per noi. Triggiano, Giusy Masiello dai 9 metri, Hayes ancora al servizio, trova il punto numero 15 Gioia. Basile riceve, De Vivo va da Mondelli, buon lavoro a muro di Anna Masiello, attacca Romano ancora a muro Gioia, questa volta tutto merito di Federica Panessa che da sola ha contrastato l'attacco di Stefania Romano. Punto numero 16 di Gioia che si fa sotto, 18 Triggiano, 16 Gioia, Giusy Masiello al servizio. Labriola riceve, De Vivo va da Romano, il suo attacco trova la difesa di Recchia, c'è stato un fischio del direttore di gara che probabilmente aveva visto la palla cadere, chiamata dubbia, allora appunto da rigiocare. Al servizio ancora Giusy Masiello. Letta male da Patrizia Franco la traiettoria, e Giusy Masiello prende sulle spalle la squadra e la porta a meno uno dopo il più 7 di Triggiano, 17-10, adesso 18-17 con il grande servizio di Giusy Masiello, grande ricezione di Triggiano, poi attacca Giusy Masiello a muro, lavora benissimo la PVG,
che torna al servizio e interrompe il trend positivo di Gioia con Giussi Masiello al servizio. Rossella De Vivo riceve Recchia, Simonetti per Anna Masiello, Romano in diagonale difende, poi va ad attaccare dopo il palleggio di De Vivo. È un grandissimo attacco quello di Stefania Romano, 20-17. Riceve Masiello, Malai, va da Giussi Masiello, invasione di Mondelli, punto numero 18 per Gioia. Anna Masiello al servizio per Tecnova Gioia. Romano riceve, attacca la briola, grandissima difesa di Giussi Masiello, ma lei va da Recchia, palla morbida, ci arriva Rossella De Vivo, Franco lavora ancora per Emma Labriola, attacca Recchia, ancora gran lavoro a muro di Trigiano, palla morbida di Labriola, ci arriva Malai, Simonetti va da Giussi Masiello che deve attaccare, trova ancora le mani a muro di Trigiano, punto elaborato, Malai prova a metterla nell'angolino, attacca Mondelli, primo tempo perfetto tra Rossella De Vivo e Valeria Mondelli. Stefania Romano al servizio, Simonetti riceve, Malai va da Panessa, la palla non buona, Labriola difende, buon lavoro a muro ancora di Panessa e poi non riesce a servire Recchia, De Vivo per Mondelli, questa volta non funziona il primo tempo. A 9 Gioia, 21 Trigiano, Federica Panessa al servizio, Franco riceve, De Vivo per la numero 13 Monica Ciglio, Malai per la numero 18 Villani, Malai poi bene in difesa, attacca Giussi Masiello, la tiene su ma non la riesce a tenere in campo Federica Panessa, 22-19 Trigiano. Cambio fuori Mondelli, al suo posto la numero 7 Luana Berardi che è pronta al servizio. Simonetti riceve, Malai va da Recchia, buon lavoro a muro ancora di Trigiano, Rossella De Vivo per Monica Cillo, Berardi bene in difesa, attacca in Malabriola, palla forse sulla rete, si continua a giocare a Stascionac, ci mette la mano, poi De Vivo per Cillo, un missile di Monica Cillo.
chiesto il quarto tocco Gioia. Time out chiamato da Gioia, pubblicità per noi. Ultime indicazioni di coach Milella per restare attaccati al secondo set. Servizio di Luana Berardi, poi doppio tocco. ...24-19... 5 set point per Trigiano. Adesso dopo cambio per Gioia. Fuori Giusy Masiello, al suo posto la numero 19 Antonella Galatola, dentro anche la numero 4 Patrizia Montuoso. Al servizio sempre Luana Berardi, palla sul nastro, poi ci arriva Masiello, attacca Montuoso, De Vivo per Asta Shonak, a muro bene Villani, attacca Monica Cillo, un grande attacco da posizione 4, che significa 1-1 per quanto riguarda il numero dei set, lo chiude 25-19 Trigiano. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A uno per nei primi due, primo set a favore Gioia 25-18, secondo set a favore Trigiano 25-19. Gioia al servizio con Michelena Malai, secondo servizio, palla che si ferma sulla rete. A 1 Emma Labriola al servizio per Trigiano. Masiello riceve, Giusy Masiello per Recchia con il pugno, la tiene in campo Stefania Romano, Ilaria Basile attacca dove c'è Simonetti, attacca Recchia, ci arriva Franco, attacca Stashonak, la tiene su Recchia, poi sbaglia Giusy Masiello, 2-1 Trigiano. Sempre Labriola al servizio, Simonetti riceve, Malai per Panessa, Asta Shonak, poi Basile non la riesce a tenere su. ...2-2... Giorgia Recchia al servizio. Romano riceve, Rossella De Vivo, va da Ilaria Basile, Simonetti per Anna Masiello, resta immobile Patrizia Franco, punto numero 3 Gioia. Giorgia Recchia al servizio.
Franco riceve, Rossella di Vivo subito da Sashonak. Ancora un buonissimo primo tempo per le ragazze di Trigiano, 3-3. Ilaria Basile al servizio. Giorgia Recchia riceve, Malai va da Anna Masiello, il suo attacco è lungo. A 3 Trigiano, Ilaria Basile al servizio, la ricezione di Simonetti, non buono il palleggio di Malai, gli mette fuori tempo Giusy Masiello, 5-3 Trigiano, sempre Ilaria Basile al servizio. Ace di Ilaria Basile, in ritardo Giorgia Recchia, 6-3. Ricezione Simonetti, attacca Anna Masiello, grandissima difesa di Ilaria Basile. Romano dall'altra parte dove c'è Panessa che prova ad andare ad attaccare, ma non è un buon momento per la numero 2 di Gioia, che adesso cerca e trova bene Giusy Masiello, che permette a Gioia di trovare il punto numero 4. Federica Panessa al servizio. Ilaria Basile in ricezione, palla spinta da Anna Masiello, Malai per Panessa, si va sempre da Giusy Masiello a muro, non ne fa passare una Trigiano, poi altro grandissimo recupero di Franco Villani. Anna Masiello, palla morbida, resta viva, Giusy Masiello attacca, palla che resta lì, Malai ancora male per Giorgia Recchia, allora Romano sale in cielo in diagonale, però trova la difesa di Anna Masiello, non passa l'attacco da posizione 2 di Giusy Masiello, ci prova Anna Masiello dall'altra parte, Rossella De Vivo. A casa il punto numero 7. Al servizio Asta Sciolak, 7-4 Trigiano. Simonetti riceve, attacca Villani, primo tempo dove riesce a difendere Trigiano. Malai per Villani, ancora bene a muro Trigiano, attacca Anna Masiello, difende bene ancora Trigiano che non ne sta facendo cadere una, premiata Stefania Romano che mette giù il punto numero 8. Difficile per Gioia contro una difesa così.
a Stascionaca al servizio. Recchia riceve, attacca Navasiello, davvero difficile, a muro è formidabile Trigiano, poi commette un errore e Malabriola, 8-5. Giusi Masiello, palla sul nastro, poi l'area Basile, Rossella De Vivo per Valeria Mondelli. Funziona ancora il primo tempo di Rossella De Vivo, che va al servizio adesso sul 9-5 per Trigiano. Malai per Anna Masiello, l'area Basile difende, Rossella De Vivo ci mette le mani, Rossana Villani, punto numero 6 per Gioia. Anna Masiello al servizio, riceve Franco, Rossella De Vivo va da Stefania Romano, ancora bene a muro Villani, De Vivo questa volta, errore, un palleggio per la numero 23. Fuori, è lungo il servizio di Anna Masiello, 10-7. Stefania Romana al servizio, attacca Giorgia Recchia, questa volta in ritardo Patrizia Franco, 10-8. Rossana Villani al servizio, lungo, Valeria Mondelli, è lungo anche il suo servizio, Trigiano. Malai per Gioia, Romano riceve, De Vivo per Labriola, Simonetti per Malai, attacca Giusi Masiello, diagonale, difende bene Trigiano, Labriola, Masiello, Malai e poi Panessa, ci arriva De Vivo, prova a chiuderla subito Federica Panessa, e fa bene perché trova il punto numero 10. Ilaria Basile riceve, attacca Labriola, non ci arriva. Giusi Masiello, 12-10 Trigiano, Emma Labriola al servizio. Malai per Giorgia Recchia, attacca l'area Basile, difende Giusi Masiello che prova ad attaccare esterno,
Emma Labriola, ancora al servizio, Simonetti riceve, Giorgia Recchia, va da Giusy Masiello che si sblocca. Attacca bene la palla, lo lascia andare bene il braccio Giusy Masiello. 13-11 Trigiano al servizio, Giorgia Recchia, riceve Romano che si ostacola con Franco, non ci arriva Stascionak. 13-12 Giorgia Recchia ancora al servizio, Franco riceve, De Vivo va da Stascionak, primo tempo ancora molto molto ben eseguito, 14-12. Giusy Masiello, attacco da posizione 2, torna a far punti la squadra di coach Milella, meno 1 su Trigiano, Federica Panessa al servizio. Daria Basilio in ricezione, De Vivo va da Stefania Romano, nulla da fare per Federica Panessa, 15-13. Asta Shonak al servizio, Simonetti riceve, Malai dall'altra parte, Asta Shonak, De Vivo per Stefania Romano, nulla da fare ancora per la difesa di Gioia. Sedici-13. Servizio ancora a Stascionak, Anna Masiello in ricezione, Malai torna da lei. Buona difesa della Stascionak, attacca in Malabriola, difende Simonetti, poi ha un'altra difesa di Ilaria Basile, Villani la tiene su, poi Giusy Masiello. Trova un gran colpo, 16-14, e va a prendere la palla per andare a servire. Labriola riceve direttamente dall'altra parte, Malai per Anna Masiello, poi altro attacco buono da parte di Stefania Romano, 17-14 Trigiano. Rossella De Vivo al servizio, Anna Masiello in ricezione, Villani non ci arriva sul palleggio di Malai. Non una grande partita della numero 2 di Gioia. Al servizio De Vivo, attacca Masiello, malissimo Anna Masiello da posizione 4. Non riesce a chiudere il braccio.
palla che termina lunga, 19-14 Triggiano, ancora Rossella De Vivo al servizio, Anna Maseno in ricezione, Malai va da Villani, primo tempo che permette a Gioia di tornare al servizio, 19-15. Anna Masiello, ricezione Franco, Romano la tiene su, De Vivo dall'altra parte, subito attacca Giorgia Recchia e poi l'errore di Francesca Simonetti in difesa per il 20-15 Triggiano. Simonetti in ricezione sul servizio di Stefania Romano, attacca Triggiano, poi Malai va da Villani, l'invasione di Valeria Mondelli, punto numero 16, Gioia al servizio Rossana Villani. Stefania Romano riceve, Rossella De Vivo lavora per l'area, Basile, ci arriva Franco, Emma Labriola, buon lavoro a muro, altro gran recupero questa volta di Malai, Franco per Rossella De Vivo, subito Valeria Mondelli, c'è Villani, poi Malai per Giorgia Recchia, attacca Stefania Romano dalla seconda linea, davvero davvero bello il suo attacco, 21-16. Valeria Mondelli al servizio, riceve Anna Masiello e poi buon primo tempo di Federica Panessa, 21-17. Malai al servizio, riceve Franco, Romano a Stascionaca dall'altra parte, ci arriva Emma Labriola sull'attacco di Panessa, poi l'area Basile, ci arriva Simonetti subito dall'altra parte, Giorgia Recchia, punto numero 18, Malai al servizio, Franco riceve, Rossella De Vivo per Emma Labriola, difende bene Gioia, va ad attaccare Giusy Masiello, le mani a muro di Triggiano, terminano fuori, punto di numero 19 per Gioia, time out chiamato da Triggiano, pubblicità per noi. Turno 19 Triggiano, Malai al servizio, ci arriva Stefania Romano, attacca l'area Basile, buon lavoro di Simonetti, Malai va da Giusy Masiello, palla sulla rete,
22-19 a favore trigiano al servizio. Emma Labriola attacca Giorgia Recchia, Stefania Romano poi De Vivo attacca Ilaria Basile, Simonetti difende in diagonale, attacca Giusi Masiello, Basile, De Vivo a Sascionac, ci arriva Simonetti e attacca Giorgia Recchia dove c'è Franco, De Vivo, va da Ilaria Basile, Malai la tiene viva, attacca Giorgia Recchia. Emma Labriola per De Vivo, attacca Stefania Romano dalla seconda linea, un altro attacco potentissimo, ci prova anche Giusi Masiello, sono buone adesso le difese delle due squadre. Malai per Giusi Masiello, lungo linea, ancora formidabile Stefania Romano in difesa, Ilaria Basile, poi Malai dall'altra parte, c'è Emma Labriola e poi inventa Rossella De Vivo che la mette subito dall'altra parte, 23-19. Emma Labriola al servizio. Malai per Giorgia Recchia che si vede murare il suo attacco, poi ci prova Giusi Masiello, Ilaria Basile, chiamato doppio il tocco di Stefania Romano, 23-20. Giorgia Recchia al servizio. La ricezione di Franco, Rossella De Vivo può lavorare, lo fa servendo Ilaria Basile, poi non è rapido a muro Gioia che non riesce a tenerla su, 24-20, 4 set point per Trigiano. Fuori Ilaria Basile, al suo posto Luana Berardi. Ricezione Simonetti, Malai va da Vanessa, De Vivo da Romano, invasione di Gioia, 25-20, si chiude il terzo set, 2-1 Trigiano, pubblicità per noi. Trigiano per chiudere al quarto, Tecnova Gioia per portare al quinto, al servizio Ilaria Basile, attacca Anna Masiello, primo attacco vincente di Gioia. Federica Panessa al servizio per Tecnova Gioia. In ricezione Franco, Rossella De Vivo lavora per Stefania Romano che la mette subito giù, 1-1. Sashonak al servizio. Ace! 2-1 Trigiano.
errore di ricezione per Giorgia Recchia. Secondo servizio per Asta Shona. Colpisce male questa volta. Palla che si ferma sulla rete, 2-2. Al servizio Giusy Masiello. Ace anche per lei. A 2, Gioia, ancora Giusy Masiello al servizio. Franco ricezione, di vivo per Stefania Romano, colpita e affondata Francesca Simonetti. 3-3. Rossella De Vivo al servizio, la ricezione è Giorgia Recchia, attacca Giusy Masiello, la rete non è dalla sua parte, palla che si ferma sul nastro. 4-3. Trigiano, Rossella De Vivo al servizio, la ricezione Anna Masiello, Malai va da Villani, Romano prova a tenerla su, non ci arriva Franco. 4-4. Anna Masiello al servizio, Franco in ricezione, Rossella Di Vivo per Mondelli. Altro primo tempo dove cambia la protagonista, non c'è Asta Shonak, c'è Valeria Mondelli. 5-4 Trigiano, non cambia risultato. Stefania Romano al servizio, Simonetti riceve, poi attacca Villani, ancora difesa a muro formidabile di Trigiano con sempre Valeria Mondelli. 6-4. Stefania Romano al servizio, gran servizio sporcato dal nastro, poi attacca Giorgia Recchia. Ha accorciato prima Rossella De Vivo, lasciando spazio alle spalle. Rossana Villani al servizio, riceve Stefania Romano, Rossella De Vivo va da Ilaria Basile. Non ci arriva Rossana Villani. Punto numero 7 Trigiano. Valeria Mondelli al servizio. Attacca Giusy Masiello. Difende bene Trigiano, De Vivo per Emma Labriola, Simonetti, Anna Masiello dalla seconda linea, c'è Rossella De Vivo, Romano va da Emma Labriola, attacco dove ci arriva Giusy Masiello, Simonetti, si scontrano Giorgia Recchia, Emma Laica, adesso va a recuperare un buon pallone, attacca Sasciona subito, punto numero 8 Trigiano. Sta sbagliando davvero davvero poco. Valeria Mondelli al servizio, riceve Anna Masiello, non bene, Recchia perfeziona, poi Giusy Masiello dall'altra parte, Mondelli, De Vivo, palleggio per Ilaria Basile, difende Giusy Masiello, attacca Giorgia Recchia,
Rossella De Vivo per Ilaria Basile, palla sul nastro, poi Giorgia Recchia va ad attaccare a muro, bene Triggiano, ancora Ilaria Basile con la mano, poi come può Panessa dall'altra parte, Simonetti, De Vivo per Ilaria Basile, grandissimo attacco della numero 1 da posizione 4, punto elaborato che porta a casa Triggiano 9-5. Cambio. Fuori la numero 2 Michelena Malai, palleggiatrice dei Gioia, al suo posto la numero 19 Antonella Galatola. Non una partita indimenticabile per il cervello di Gioia. Errore anche in questo caso commesso da Antonella Galatola. 10-5 Triggiano al quarto set, 2-1 avanti la PVG Fides Triggiano, che continua a giocare bene. Adesso però il fallo commesso da Rossella De Vivo, doppio tocco. Antonella Galatola, attacca in Malabriola, ci arriva Simonetti, Galatola per la numero 8 Giorgia Recchia, attacca Ilaria Basile, grandissimo attacco della numero 1 di Triggiano. Ricezione a Navasiello, Galatola per Giorgia Recchia, De Vivo per Asta Shonak, c'è Giusi Masiello, poi Galatola per Anna Masiello, sbaglia Stefania Romano, uno dei pochi errori commessi dalla numero 2 di Triggiano. Triggiano, Giorgia Recchia al servizio. Ilaria Basile in ricezione, errore. 8-11. Lungo il secondo servizio di Giorgia Recchia. Ilaria Basile al servizio per Triggiano. Anche il suo servizio è lungo. 12-9. Federica Panessa in ricezione, Franco attacca Stefania Romano, ci mette le mani, il muro di Gioia, palla che però termina fuori. 13-9 Triggiano, che torna al servizio con Asta Shonak. Ace di Asta Shonak, trova la linea laterale. 14-9. Altro ace di Asta Shonak.
15-9. Ricezione Anna Masiello, recchia, va da Anna Masiello. La Briola difende, De Vivo va da Romano che non riesce a staccare. Tocco doppio di Antonella Galatola, 16-9. Torna in campo Michelina Malai. Simonetti ricezione, Villani per un primo tempo dove difende bene Trigiano. Melai per Giusi Masiello, sempre davvero buono il muro di Trigiano, adesso grande traiettoria di Anna Masiello per il 16-10. Giusi Masiello al servizio. L'area Basile riceve. Dall'altra parte Franco. Recchia per Malai. Attacca Villani. Una palla veloce. Bene seguita da Rossana Villani. Altro servizio di Giusi Masiello, la ricezione termina già dall'altra parte, attacca Anna Masiello, difende l'area Basile. Era stato un altro gran recupero della numero 1, non ci arriva Emma Labriola, 16-12. Emma Labriola, ancora palla che resta lì, ci mette le mani Villani, poi Labriola dall'altra parte, recchia per Malai, attacca Anna Masiello. Allora, momento difficile, chiama time out, coach Di Michino, pubblicità per noi. Serici 13, avanti Trigiano, al servizio Giusi Masiello che sta mettendo un po' in difficoltà Trigiano, ace di Giusi Masiello, 16-14. Ferma sulla rete il servizio di Giusi Masiello, 17-14. Può tornare a servire Trigiano con Rossella De Vivo. Anna Masiello in ricezione, Malai va da lei, ci mette le mani a muro
Trigiano, poi Giusi Masiero dalla seconda linea. Fallo di Trigiano, 17-15. Anna Masiello al servizio, Stefania Romano in ricezione, Rossella De Vivo torna da lei, ci mette le mani a muro Gioia, attacca Giusi Masiello, palla sulla rete. Stefania Romano al servizio, Anna Masiello in ricezione. Giorgia Recchia va da Giusi Masiello, facile lettura per Rossella De Vivo, attacca Emma Labriola, Malai per Anna Masiello, trova il punto numero 16. Rossana Villani in ricezione, Stefania Romano riceve, poi Giusi Masiello non riesce a difendere, 19-16 Trigiano. Cambio fuori Federica Panessa, al suo posto la numero 14 Antonia Di Fonzo. Al servizio Rossella. No, Valeria Mondelli che adesso va a difendere. Rossella De Vivo per Emma Labriola, palla morbidissima, ci arriva Simonetti. Asta Shonak prende a schiaffi la palla, dall'altra parte Giusi Masiello può attaccare l'area basile. Malai va da Giorgia Recchia, palla che termina fuori, 20-16. Di Giorgia Recchia, Malai torna da lei, ci arriva Valeria Mondelli, non ci arriva Ilaria Basile. Venti-17, Malai al servizio. Franco riceve, De Vivo va da Ilaria Basile, ci arriva Simonetti, non ci arriva Anna Masiello. Ventuno-17, Emma Labriola al servizio, Simonetti ricezione. Attacca Giusi Masiello in diagonale dove c'è Franco, De Vivo va da Stasciona, la palla non è buona. Giorgia Recchia al servizio per Gioia. Ilaria Basile, torna da lei Rossella De Vivo, Malai per Simonetti, attacca Anna Masiello, De Vivo per Asta Shonak, tocco doppio, anzi accompagnato per
Anna Masiello, fallo 22-18 più 4 Trigiano su Gioia. Fuori l'area Basile, dentro Luana Berardi. Giorgia Recchia in ricezione, Giusi Masiello ad attaccare, meglio le mani a muro di Trigiano, 23-18. Altro servizio per Luana Berardi. Malai sceglie Giusi Masiello. De Vivo per Astashonak. Altro primo tempo molto molto bello, 24-18. E sono 6 i match point a favore di Trigiano. Luana Berardi serve per il match. Simonetti riceve, attacca Anna Masiello, Franco difende, De Vivo dall'altra parte, c'è Simonetti, Malai va da Anna Masiello, lungo linea c'è Luana Berardi, De Vivo da Astashonak, a muro meglio di Fonzo, De Vivo per Stefania Romano, palla sulla rete, primo match point annullato. Entra in campo Ilaria Basile. Luana Berardi per Rossella De Vivo. Stefania Romano! La chiude lei. La toccata Giorgia Recchia, vince Trigiano, che è stata brava a rimontare il primo set, vinto con il punteggio di 25-18 da Gioia, poi Gioia che è dovuta arrendersi a Trigiano, che ha portato a casa il secondo, terzo e quarto set, punteggio di 19-25, 20-25, 19-25. Grandissima partita di entrambe le squadre, con Trigiano che sicuramente ha vinto la partita con una difesa davvero, davvero impenetrabile, sia a muro. Non è riuscita, non ha fatto cadere una palla. È stato un Tecnova Gioia che non è riuscita a sbloccare e a far male. Si è affidata molte volte a Giusi Masiello. Riuscendo a battere la difesa di Trigiano. Abbiamo seguito il quarti di finale di Coppa Puglia del campionato di Serie D femminile, la prima giornata. Vince la PVG Fides Trigiano 3-1 contro Tecnova Gioia. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata. Amici di Antenna Sud Eventi, siamo con il presidente del Tecnova Gioia del Colle, Mario Lippolis. Presidente, oggi lo si sapeva dalla vigilia, non era una gara facile, affrontavate comunque la terza forza
del girone A della Serie D, la Fides PVG Trigiano. Purtroppo il risultato non ha riso ai vostri colori, si sono imposte le ragazze ospiti per 3-1. Che giudizio dà questa partita? Grazie, innanzitutto buonasera a voi, grazie per essere stati con noi. E volevo dire, sicuramente abbiamo avuto una prestazione opaca questa sera, abbiamo certamente fatto di meglio in altre occasioni, merito delle nostre avversarie che hanno tenuto il campo con maggior continuità e costanza, infatti abbiamo più volte cercato di inseguirle, ma nei momenti più importanti hanno dimostrato maggior carattere. Certamente la maturità delle atlete presenti in campo nella squadra avversaria e la loro età dimostra anche che erano, diciamo, atlete sicuramente navigate. Noi abbiamo fatto un progetto che parte da lontano, da 3-4 anni, con delle ragazze molto giovani, alcune di queste le abbiamo accompagnate. In questa squadra ci sono giovanissime che giocano in Under 16, in Under 18, hanno finito e in Serie D, per cui sicuramente il nostro progetto è ambizioso, ma parte dal basso. Quindi non avevamo la presunzione di fare grandi cose, ma posso garantire che abbiamo avuto prestazioni migliori di quella di questa sera, quindi veramente opaca la nostra prestazione, potevamo meglio tenere il campo, ecco. Ma merito a chi ha vinto. Una sconfitta che comunque non scalfisce assolutamente il buonissimo campionato che state facendo fino ad ora, siete primi nel vostro girone e settimana prossima parte appunto il girone d'andata, quindi assolutamente una Tecnova Gioia in linea con programmi di vertice. Sì, noi continueremo questo trend, è chiaro che il ritorno è sempre più insidioso, perché magari ci sta anche che abbiamo potuto cogliere diciamo alcuni aspetti nelle squadre avversarie incontrate in questo frattempo, ancora sottoposte a mettere insieme gli organici, a migliorare le intese. Noi siamo partiti molto molto bene, siamo arrivati a un girone di andata, diciamo, in vertice. Cercheremo di mantenere questa posizione con tanto impegno e tanto lavoro. Anche stasera abbiamo dimostrato che ci sono alcune lacune nell'organico e quindi sicuramente dovremo migliorare molto su alcuni fondamentali. Appunto, parlando di miglioramenti, secondo te quali sono gli aspetti in cui questa squadra deve crescere? Siete partiti benissimo con un primo set vinto anche con una certa facilità e poi si è spenta la luce, come mai? Proprio questo è uno degli aspetti fondamentali, le ragazze sono mediamente abbastanza giovani, quindi a volte lo stress delle dinamiche di queste gare porta a non avere ancora una mentalità stabile, a essere più aggressive in campo, a tenere meglio le difficoltà, anche se non vi nascondo che l'ultima gara abbiamo giocato a Polignano, eravamo sotto di due set, abbiamo rimontato e abbiamo anche chiuso un tie break, una partita combattutissima anche della squadra avversaria che con onore ha tenuto bene il campo, però come ho appena detto prima, lavoreremo molto sulla mentalità, sulla stabilità e l'equilibrio delle giovani ragazze che in alcuni momenti hanno bisogno di essere un pochettino più agguerrite, sentire di più la possibilità di farcela, perché hanno il potenziale, l'hanno dimostrato. Presidente, noi la ringraziamo infinitamente per l'accoglienza fantastica che ci ha riservato, le facciamo un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione e ci auguriamo di ritrovarla non appena sarà possibile, sempre qui dal palazzetto di Gioia del Colle, magari in una prossima partita della Tecnova. Io vi ringrazio ancora, porgo i saluti dell'ingegner Nicola Romano, il nostro main sponsor della Tecnova SRL, purtroppo per un impegno è dovuto andare via, approfitto per porgere a suo nome i saluti nei vostri confronti e grazie per essere stati con noi e spero che questo tempio dello sport abbia dato ospitalità a un evento come questo e la vostra presenza ci ha molto gratificato. Vi ringraziamo noi per essere stati con noi. Arrivederci. Siamo con il vicepresidente della Fides PVG, dottor Matteo D'Amico,
Vicepresidente, oggi venire a giocare qui a Gioia assolutamente non era facile. Avete vinto 3-1, avete passato il turno, ora siete ai quarti di Coppa Puglia. Una vittoria davvero importante per voi. È una vittoria che, diciamo, vale anche doppio, perché la dedicate al vostro presidente Pierluigi Patruno, che ci ha seguito da casa perché colpito da un attacco influenzale. Sì, infatti il nostro presidente purtroppo non è qui con noi, ma aveva voglia di venire qui, ma purtroppo per un attacco influenzale non è con noi, però so che ha seguito la partita e l'ho appena sentito ed era felicissimo del risultato. Questo non era sicuramente un campo facile, lo ha dimostrato la squadra. La squadra del Gioia è una bella squadra, molto coesa. Abbiamo avuto qualche difficoltà, infatti il primo set è stato vinto da loro e abbiamo visto il valore di questa squadra. Poi sulla distanza sono usciti un po' i valori della nostra squadra. È una squadra che la cosa che personalmente adoro è che ogni partita riescono sempre a mostrare un attaccamento, tra loro c'è un bel affiatamento, e oggi l'ho notato soprattutto sul secondo e sul terzo set. Abbiamo qualche eccellenza e spesso e volentieri nei momenti del bisogno queste ragazze vengono fuori, in particolare il nostro capitano Romano. Ho visto 2-3 recuperi che mi hanno veramente entusiasmato, quindi comunque è una bella squadra. Un progetto, quello della Fides PVG, che si pone quali obiettivi, pensando anche al futuro? L'Academy è un progetto che parte con la base di poter arrivare in Serie B o in Serie A. Siamo partiti con una squadra che aveva degli interessi importanti. Vedo che c'è una buona base dove possiamo lavorare e poterla potenziare, e questo potenziamento credo che ci porterà nel breve periodo a poter raggiungere l'obiettivo, che è quello proprio di arrivare in Serie A. E quindi ci sono degli investimenti importanti sia a livello di sponsor che a livello di struttura, e spero che questo progetto possa portare veramente in porto, possa arrivare in porto. Progetto quindi davvero ambizioso, quindi per poterlo centrare quali sono gli errori da non commettere? L'errore più facile da commettere è quello di fare una campagna acquisti sbagliata. Abbiamo numerosi osservatori che ci permettono sempre di avere degli elementi di riferimento importanti. Spero di cuore che facciamo qualche innesto ancora più importante nel giro del breve un anno, due anni, e poter arrivare in Serie C o in Serie B. Questo vorremmo fare. Siamo con il tecnico del Tecnova Gioia del Colle, mister Michele Milella. Mister, purtroppo questa sera non è andata bene in termini di risultato, perché a passare il turno è stata la Fides PVG. Tecnicamente cos'è che non ha funzionato secondo lei? Allora, era una partita abbastanza difficile. Noi in settimana, nonostante qualche defezione settimanale, abbiamo cercato di studiarla al meglio. Io conoscevo bene alcuni elementi della squadra della Fides, della PVG, perché le ho anche allenate nel passato, e devo dire che hanno dimostrato tutto il loro valore. Questa squadra è stata costruita sicuramente per ambire a risultati importanti. Per conto nostro, purtroppo non abbiamo avuto quella cattiveria che ci ha contraddistinto in altre occasioni, e soprattutto in alcuni momenti non abbiamo dato continuità di gioco che ha fatto poi alla fine la differenza. Un primo set che lasciava davvero ben sperare, che avete vinto onestamente con discreta autorità. Poi negli altri tre parziali, insomma, abbiamo visto una Fides PVG più solida sicuramente in difesa, magari voi meno solidi in questo fondamentale, e anche a muro probabilmente non siete riusciti ad esprimervi nel migliore dei modi. Sì, primo set le ragazze hanno rispettato un poco i compiti che ci eravamo prefissati. Dal secondo set non abbiamo avuto quella continuità di rendimento,
e poi ovviamente la PVG è cresciuta esponenzialmente nei fondamentali di muro difesa, hanno veramente organizzato al meglio questa correlazione che ha fatto poi la differenza soprattutto negli scambi lunghi. Infine, archiviata la Coppa Puglia, si riparte col campionato, sabato prossimo inizia il girone di ritorno, ospitate qui alle 19.30 Loria, che match sarà? Allora, certamente il dispiacere è grande non partecipare alla Final Four di Coppa che si disputerà nel periodo pasquale, manifestazione che noi lo scorso anno abbiamo organizzato e ben disputato nonostante la sconfitta. Questa settimana riprenderemo gli allenamenti, certamente sarà dura da digerire questa sconfitta, però adesso il nostro obiettivo è quello di fare bene come abbiamo fatto nel girone di andata. La Damiano Spina Oria è una squadra ostica, è molto cresciuta dall'inizio del campionato perché è una squadra composta tutte da under, ben gestite dal mister, e sarà difficile. Speriamo in una reazione delle nostre ragazze perché il campionato è ancora lungo e noi dobbiamo vendere cara la pelle contro chiunque. Mister, grazie, bocca al lupo per il proseguo e ci auguriamo di ritrovarti in una prossima partita targata Antena Sud Eventi. Io intanto concludo il collegamento qui dallo splendido Pala Capurso di Gioia del Colle, ricordando ai nostri telespettatori che si è imposta la Fides PVG per 3-7-1. Vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando ai prossimi appuntamenti targati Antena Sud Eventi.